Oggi lavoriamo in C++, quindi affrontiamo un nuovo percorso che, come vedrete, aggiungerà cose a quanto abbiamo appreso finora, quindi andrà a integrare la parte del C. Iniziamo con il classico, quindi un Hello World, fatto però con i comandi tipici del C++. Iniziamo subito. Per creare il nostro Hello World in C++ utilizziamo un ambiente di sviluppo tra i tanti. Qua ho installato Dev C++, che è molto comodo. Quindi facciamo File, New, facciamo Progetto, scegliamo un Console Application che va benissimo e mettiamo il nome Hello World. Assicuriamoci che sia un progetto in C++, diamo OK. Creiamo una cartella con il nome del progetto e salviamo all'interno hello.dev. Ci presenta l'ambiente di sviluppo una prima struttura di programma. Quello che notiamo è che abbiamo l'include IOStream. IOStream è la libreria che viene utilizzata nel C++ per andare a gestire l'output e l'input da console, quindi per stampare e per eventualmente leggere caratteri. Quindi il nostro primo hello potrebbe essere fatto in questo modo. Potremmo usare printf come siamo abituati, quindi fare un printf ciao old style, compiliamolo, anche eseguiamolo, è molto rapido in questo ambiente di sviluppo. Qui ho compila, fa salvare ovviamente il file cpp, non abbiamo errori, e lo eseguo con il tasto di fianco. Mi scrive subito ciao, chiudiamo la finestra. Però in C++ raramente usiamo printf, anzi ricordiamoci di mettere slash n se non va a capo. Quello che utilizzeremo sarà cout, con questa caratteristica scrittura con le due segni di minore, e qui mettiamo hello world cpp, sempre con lo slash n punto e virgola. Però attenzione, perché non viene visto. Questo perché dobbiamo anteporre la parola std due punti. In questo modo questo punta allo spazio dei nomi standard, è una specie di package comune, e facendo così possiamo compilare, vedete che non abbiamo errori, ed eseguire il codice. Ecco che abbiamo la seconda scritta hello world cpp. È chiaro che è molto scomodo dover ogni volta mettere questa scrittura. Allora hanno inventato questo modo per dire evitiamo di mettere questo std. Per farlo si scrive using namespace std. Quindi posso anche omettere l'std, posso lasciarlo qua, non ci dà fastidio. Vediamo la seconda versione, facciamo cout con i due minori, mettiamo hello snello punto esclamativo slash n. Posso anche aggiungere altri caratteri, per esempio posso dividerlo, no? E quindi fare una cosa del genere, quindi accodare più cose. Compiliamo, ci siamo dimenticati un punto e virgola, compiliamo, eseguiamo, vedete che ha scritto anche hello snello. Possiamo, utilizzando le librerie IOStream, anche leggere caratteri. Questo è molto semplice, utilizzando cin. Creiamo una variabile n, qui assegniamo il valore 0. Per prendere un input basta fare cin, mettiamo due segni di maggiore e buttiamo quello che arriva dalla console. Cin sta per console input, li buttiamo dentro n. Poi possiamo stampare n. Allora mettiamo una cornice a questa cosa qua, facciamo cout, dammi un numero due punti punto e virgola, poi chiediamo il numero cin e poi lo stampiamo, facciamo di nuovo cout, quindi buttiamo sulla console. Quelle due graffette dovrebbero ricordarci questa cosa, butto verso la console. Il numero è due punti, chiudo, mettiamo ancora le nostre graffettine e poi metto n, poi ancora graffettine, andiamo a capo con slash n perché non lo fa in automatico, punto e virgola in fondo. Qui dopo aver preso il numero facciamo uno a capo, se no siamo tutti sulla stessa riga. Ok, salviamo, compiliamo ed eseguiamo, facciamo run. Che parte, mi chiede un numero, facciamo 12, faccio invio, il numero è 12. Quindi questo per iniziare a sviluppare in C++. Molte delle parti sono comuni al C.
Per oggi è tutto, allora vi raccomando esattamente come abbiamo visto per il C, utilizzate l'ambiente di sviluppo che vi è più familiare, che preferite. In questo caso io ho utilizzato Dev C++ che avevo già presentato all'inizio del percorso del C, quindi sono abbastanza equivalenti. Utilizzate quello che preferite, sul mondo Windows per esempio c'è Visual Studio che è un'altra possibilità, potete usare Linux, potete usare tantissimi strumenti. Bene, provate a fare qualche esercizio, vi suggerisco magari di fare un semplicissimo programma interattivo che magari chiede il nome e l'età e provate a stamparli, giusto per capire come funziona. Non ci sono grandi differenze. Bene, vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo presto. Ciao!